66 di questi feriti solo a Napoli, molti purtroppo sono bambini, minori che sono arrivati anche all'ospedale pediatrico Santo Bono di questa città e purtroppo spesso con menomazioni permanenti. Ma come dicevi tu, questi dati rispetto al passato autorizzano anche a commenti positivi. Ma ascoltiamo che cosa ha detto un medico in servizio questa notte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di questa città. Si tratta sicuramente di un bilancio positivo, già che sino a quest'ora il numero dei feriti è senza dubbio storicamente molto basso in questo ospedale. Contrariamente al solito, rispetto alle lesioni da fuochi d'artificio, invece sono in aumento gli stati di ubriachezza da parte di giovani che, ritornando dalle feste, guidano purtroppo in maniera incosciente le auto. Il numero di feriti sino a quest'ora, ripeto, è storicamente veramente molto basso. Siamo soltanto a 3 casi rispetto a decine e a decine che ci pervenivano all'osservazione fino all'anno scorso. Le lesioni principali sono quelle a carico degli occhi rispetto a quelle degli arti superiori e comunque di entità senza dubbio non grave. La festa invece, quella vera, c'è stata qui in Piazza del Plebiscito ieri sera a mezzanotte, dove Arbore e l'orchestra italiana hanno intrattenuto, hanno fatto ballare e divertire circa 100.000 persone, così come lo spettacolo vero, quello dei fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno il Golfo di Napoli. Ci sono stati sul lungomare della città e che hanno tenuto con il naso all'insù circa 200.000 persone fino alle 3 del mattino. Ultima notizia, più tardi arriverà in città il napoletano più illustre del momento, il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che assieme alla signora Clio resteranno nel Golfo di Napoli fino al 5 gennaio per una visita strettamente privata. È tutto.